bene. Beh, primo tempo che è finito sul risultato da 0-0, nessuna occasione importante per entrambe le formazioni. Unistrada che ha giocato sicuramente meglio rispetto alla gara di andata, tutto questo è dovuto alla presenza di Luca Doria, lo ricorderete, l'avevamo intervistato proprio 14 giorni fa. Luca Doria disponibile per questa partita ed è quello che detta i tempi, dà naturalmente la giusta calibratura al centrocampo dell'Unistrada. Predominio territoriale però suddiviso sicuramente per ambedue le formazioni e questo fa presagire ancora grande equilibrio per quello che riguarda il secondo tempo. Bisogna sbloccare il risultato perché, ribadiamo per coloro che non hanno seguito il primo nostro intervento, non basta chiaramente lo 0-0 per la nostra formazione per accedere alla finale. In caso di parità si andrà ai calci di rigore. Linea che torna allo studio.